Ottavi di Coppa Italia, turno di andata, Unisernia Giano Bifronte, campionato indiscussa, capolista in Coppa, c'è qualche problemino, mister Di Renzo? No, problemino no, oggi è stata una giornata un po' particolare, abbiamo fatto un po' tutto noi, abbiamo fatto il gol e ci siamo fatti tre gol, una partita che dura 180 minuti, quindi c'è ancora il secondo tempo da giocare, lo andremo a giocare a testa alta. È una saggia affermazione, non mai esultare alla prima partita, una cosa è certa, insomma, la sconfitta col Termoli, poi un'altra sconfitta in questa gara di andata. La sensazione è che questa squadra debba un po' un attimo concentrarsi di più nella fase di Coppa, è un'affermazione che mi sento di fare perché in campionato invece, vedi il derby col Venafro, è stata una gara, una grande prova di carattere. Hai ragione, parlano i numeri, quindi è un'affermazione dettata dai numeri. Sicuramente dobbiamo lavorare di più, sicuramente dobbiamo dare qualcosa in più in Coppa, ora testa bassa e lavorare tanto e la testa è già domenica. Domenica c'è il Campo di Pietra, una squadra tignosa si diceva una volta. Sì, è una squadra che stimo tantissimo, ha tante individualità, ha messo in difficoltà il Vasto Girardi, ha quattro elementi validi di categoria e dovremo stare molto attenti, ma già domani la prepareremo al meglio. Le grandi squadre si vedono nei momenti un po' di impasse. Oggi, appena finita la partita, tutti chiusi in uno spogliatoio, vi sarete detti cose importanti. Forse è proprio in questi momenti che ci si carica di più per poter poi proseguire la cavalcata. Ma naturalmente dopo la partita la cosa migliore è quella di rimanere in silenzio ma uniti. Domani analizzeremo un po' il tutto, dove abbiamo sbagliato, dove possiamo migliorare, ma con molta tranquillità e serenità. Conosco solo un modo di uscire dai momenti difficili, è quello di lavorare. Il gruppo c'è, quindi sono molto tranquillo.